Ebbene ragazzi, ci siamo, dove siete? Dove siete? Sono da solo? C'è il vincitore della scorsa challenge che si sta scaldando, vuole assolutamente bissare. Poi c'è anche Padre Pioli, mi dicono dalla regia, un po' acciaccato, come vedete, sta soffrendo tantissimo. Abbiamo il portiere, carico più che mai, eccolo qui. Non esageriamo con il portiere. Eccolo qui, allora? Tutto pronto. Abbiamo capito che tirare non fa per te, quindi torni in porta, grazie mille. Sondaggio, pronosticate il vincitore tra me, Capece e Padre Pioli. Pronto? Via, la voglia lì. Destra o sinistra? Sinistra. La prima parata di Alberto, quindi si festeggia con i mortaretti. Che vale. Audio disturbato dai fuochi. Colpisce bene ma non preciso. Questa volta abbiamo capito che ho parato, però basta così, grazie. Se tutta la partita è così, pago anch'io il biglietto. Palomen. Incontro del, guarda come l'ha presa, guarda che miracolo, che bello, questa è la foto immagino della partita. Allora, se non si è soddisfatti dell'alzata, si può stoppare prima, certo, di toccare la palla. Spostiamoci leggermente più qua. Quanti tiri? 5, questo è il quinto. Vai. Se non bestemmio, guarda. Questa è la classica challenge che si vince con un gol, ragazzi. Vai. Ehi. Volare. Stop e metto a terra. Dove? Sempre meno, ragazzi. Si punta stato, sempre. Ma... Oh! Grande Alberto, si riscatta. Questa è la challenge di Alberto. Cioè, abbiamo fatto la challenge per far divertire lui. Dai, tocco di nuovo, metto a terra. Madonna, bravo Alberto. Sì. Ti ripeto, non demordere che basta fare un gol per vincere. Vai, dammela qua. Che partita stiamo vedendo, Fabio? Bellissima. Dai, io vedo un Alberto in gran forma, La faccio al volo. Ah! Oh. Oh! vabbè, tu non al volo, fermo, la butto a terra. Questo è un gol che ricorda moltissimo un famoso gol di Seedorf contro la Juventus, dalla stessa posizione, nello stesso incrocio dei pali. Ha deciso di calciare in porta da molto lontano, qui si è fatto sorprendere il portiere, ma questo è un grandissimo gol, non ne fa molti, ma questo è molto molto bello. Oh, lo ti avvicinare al davvero, lo sai che non è che basta che non tiro in aria, voglio dire. No. In aria, sì, in modo che puoi tirare di lì. Non in porta, però non mi chiudere lo specchio. Non mi chiudere lo specchio. Vuoi qualcos'altro? Vuoi un caffè? Vuoi una, non hai capito, un massaggino? Però se, allora, già stiamo lontani. Se mi esce un metro, dai, la dai, porta dai. Diventa più piccola. Dai. Dove puoi non rompere le palle se io mi dove lo vuoi? Al volo! Dai, sì, capisci, sì! Dai, mi prendo la ricorda. Dai. Sì, vai. Palla! Ci sono state grandi polemiche relative proprio alla sua mancanza di continuità. Al volo di nuovo. Vai. Fatela finita, cazzo! Ritira. Vuoi? Di nuovo al volo. Di nuovo? Sì. Fanculo! Sei scarsissimo. Alza Capece e tira padre. Io oggi ho paura di padre, Io secondo pure me sarà arrabbiatissimo. Ho paura anch'io. Volo. Che golasso! Stavi concentrato? Dai. Ora fai il pagliaccio? Cuginanza, tranquilli ragazzi, è tutto scritto. Volo. E anche faccio la differenza, te l'ho tutto bene. Ma. Volo. È una vergogna.
Cacà! Non va. Prova lui! Rete! Rete! Il bomber non sbaglia, trova l'angolo. Il bomber vero si fa trovare. Subito tiro, preciso, non potente, ma ha sorpreso il portiere. 6 punti, ragazzi. Con questi punti vinci 3 challenge di fila. No, vabbè, ragazzi. Io l'ho stancato, poi segnato. 9 punti, andate, andate. Vaffanculo! Ginocchio. Ginocchio. Ha diventato una ginocchia mia. Parte il tiro fuori, malissimo. Senta qualche tiro da uno. No, no, io no. Posso. Come vuoi, al volo? Bella la conclusione al volo, non trova la porta, ma grande coraggio. E ragazzi, e voi volete vincere? Tipo, sta pagando qualche tiro di merda, dai, altrimenti veramente passava per un fenomeno. Ho avuto paura. Palle perse due, ragazzi. Sono molto arrabbiato, molto, 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 molto. Ora alza Redondo. Cioè, mi stai costringendo a fare tiri da tre praticamente. Con 1-1 chi cazzo arriva a 9, scusa? Tiro di merda. Fai la tiro del pallone sul fondo. Le persone umane non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Con un colpo di reni, pam! Attenzione, attenzione, gol! 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 Ci ha creduto Fabrizio, ci ha creduto fino alla fine. Non era facile, era defilato, assolutamente. Prova a girare subito! Rete! Un altro gioiello! Un altro capolavoro incredibile! Purtroppo. Purtroppo. Meglio affogare nell'oceano che in un bicchiere d'acqua. Quindi io la rifaccio la challenge. Io la rifaccio. Perché lui è stanco. La girata! Pallone sul fondo. Bastardo. Coscia. Cerca la conclusione! Strepitoso! 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 Il vostro ordinario Fabio, incredibile, ha messo la palla all'incrocio sul secondo palo, l'ha cercato, ha voluto questo gol. La conclusione e il gol! Un altro capolavoro balistico! Ha fatto praticamente tutto da solo, un'altra prodezza balistica di questo straordinario giocatore. Ibra! Ibra gol! Chiusura! Ti farà anche questo! Brogna Ibra vince anche questa. Ormai inutile anche giocare. Sì, sì. Cos'è? Cioè, mi fate tirare per primo. Beh? Perché il portiere è bello fresco. Perché, scusa? Mi fate tirare per primo perché il portiere è bello fresco. Quale dopo... portiere? Quale portiere? Cioè, vabbè, il tizio. Ah, un portiere? Ah. Il tizio che abbiamo messo in porta. Dopo praticamente è stato immobile. Ci avrei vinto a prescindere, ragazzi. Non stiamo qui a cercare scuse mazzarriane. Ragazzi, alla prossima. Like e like, soprattutto se volete un'altra challenge. Ciao.